andiamo da Manuel Codignoni, Formula 1. Dove in questo momento cala la bandiera a scacchi e c'è la rincorsa di Lewis Hamilton a un posto tra i qualificati, perché Hamilton e Bottas al momento sono undicesimi e dodicesimi, dunque virtualmente eliminati, ma Lewis Hamilton ha fatto un tempone nel primo settore con il parziale record, gomme nuove nuovamente, scusate il gioco di parole, per il sette volte campione del mondo, che sta andando a caccia di un posizionamento all'interno dei primi dieci che gli consente di passare il taglio. Al comando Max Verstappen, 1.56, scusate, 559 davanti a Sebastian Vettel e Sergio Perez, poi Norris, Leclerc quinto con la prima delle due Ferrari, Gasly, Latifi addirittura settimo, tempone per il pilota della Williams, Ricciardo, Sainz e Stroll. Ma l'evoluzione dei tempi è ancora costante, perché tutti quanti si stanno migliorando il loro ultimo tentativo, e Lando Norris prende bandiera a scacchi rimettendosi tutti quanti dietro, dunque al comando il pilota della McLaren, 1.56.025. Arriva adesso sul traguardo Lewis Hamilton, secondo Hamilton, dunque passa il taglio Lewis Hamilton, bandiera scacchi anche per lui, bandiera scacchi per Carlos Sainz, undicesimo, che non si migliora e dunque viene eliminato per 55 millesimi e non passa il taglio del Q2. Arriva adesso anche Valtteri Bottas, che si porta in terza posizione e va ad eliminare Daniel Ricciardo, che però deve ancora andare a chiudere il suo giro e si sta migliorando. Arriva sul traguardo con nono, che butta fuori Latifi e mette a rischio Leclerc, che al momento è decimo. Sebastian Vettel ha già preso la bandiera a scacchi, dunque aspettiamo ora che arrivi sul traguardo Charles Leclerc e arrivi anche Daniel Ricciardo per capire chi dei due passerà al taglio del Q2, dunque si potrà giocare la pole position. Charles Leclerc arriva, non si migliora, è decimo. Daniel Ricciardo, nono con la McLaren, butta fuori Charles Leclerc, che è undicesimo, dunque eliminate entrambe le Ferrari nel Q2. Colpo di scena clamoroso a Spa-Francorchamps, Leclerc undicesimo, Sainz tredicesimo, fuori anche Fernando Alonso, mentre passa il taglio il suo compagno di squadra Esteban Ocon. Allora, a giocarsi la pole position saranno questi 10 piloti, e qui li elenchiamo con il loro ordine cronometrico: Lando Norris, McLaren, Lewis Hamilton, Mercedes, Valtteri Bottas, Mercedes, Pierre Gasly, Alfa Tauri, Max Verstappen, Red Bull, Sebastian Vettel, Aston Martin, Sergio Perez, Red Bull, George Russell, Williams, Daniel Ricciardo, McLaren, Esteban Ocon, Alpine. Linea che va a Manuel Codignoni, che ci racconterà questo momento decisivo delle qualifiche in Belgio. Manuel. E allora, momento decisivo che diventa ancora più impegnativo per i piloti, perché è ripreso a piovere copiosamente sopra il circuito di Spa-Francorchamps. 9 minuti e 30 al termine del Q3, dunque della caccia alla pole position. C'è Lando Norris in pista in questo momento, inquadrato dalle telecamere, con gomme full wet, con gomme ovvero sia da bagnato estremo, non con gomme intermedie, che erano quelle che erano state utilizzate nella parte finale del Q1 e nel Q2. Da tutti quanti si lancia Lando Norris. In precedenza abbiamo intercettato un team radio abbastanza allarmante di Sebastian Vettel. Attenzione, grande incidente per Lando Norris all'uscita dell'Eau Rouge, bandiera rossa, qualifiche sospese, brutto incidente per Lando Norris con la macchina che piruettava impazzita, quasi a ricordare quello che è successo qualche anno fa con Jacques Villeneuve e Riccardo Zonta, che si andarono a schiantare proprio su quella curva, una curva che ha visto nel corso degli anni tanti incidenti. E insomma, dicevamo di un Sebastian Vettel che aveva chiesto la bandiera rossa per via della troppa acqua in pista. Si era lanciato senza paura Lando Norris, che è andato violentemente a sbattere il pilota, è ancora all'interno della vettura. In questo momento le immagini ci fanno vedere dall'alto la macchina ferma fuori dalla pista. Ascoltiamolo Norris. Lando, are you okay? Are you okay? Yeah. Sorry, boys. Lando Norris sta bene, una parolaccia, ha chiesto scusa ai suoi meccanici per l'incidente, addirittura l'Aston Martin di Sebastian Vettel, che si era fermata a fianco alla McLaren di Lando Norris per sincerarsi delle condizioni del suo collega. Che spavento! Mamma mia com'è andata bene. In questo momento la regia ci mostra l'impatto, è stato anche molto fortunato secondo me, perché l'impatto che l'ha subito lateralmente, se fosse andato a sbattere di punta, di muso, in quel punto, a quel punto rischiava veramente la scocca di andarsi
quasi a spezzare, perché ci sarebbe stata una torsione a cui anche le pur sicurissime macchine di Formula 1 del 2021 non so se avrebbe potuto resistere. Lì è un punto dove, signori, si va veramente forte, lì è un punto dove si va a 240-250 all'ora anche sul bagnato, io credo e immagino. La macchina gli è partita in sovrasterzo nel momento in cui la strada va a salire, dunque di fatto il trasferimento di carico alleggerisce molto il posteriore della macchina. E tra l'altro, adesso io prima ho citato Jacques Villeneuve e Riccardo Zonta perché non sapevo come fosse andata, altrimenti in una dinamica del genere ricorda anche quello che è successo 2 anni fa al povero Antoine Hubert, che lì uscito dallo Rouge è stato poi travolto dalla macchina di Juan Manuel, esatto, Correa. In questo caso è stato, esatto, molto fortunato anche Lando Norris, che Sebastian Vettel, che seguiva, era staccato e ha avuto il tempo di rallentare. Lì la curva è cieca, non vedi quello che c'è sopra e rischi di essere travolto. Anche questa è stata la sua grande fortuna. Ascoltiamo Vettel. Red flag, slow down, get your delta positive. Norris and Eau Rouge had a big shunt. Lots of debris. Yeah, well, what the f*** did I say? What did I say? Red flag? Yeah. Unnecessary. Is he okay? Le durissime parole di Sebastian Vettel all'ingegnere, che gli ricorda, gli dice: guarda, c'è stato un grande incidente, Norris ha sbattuto davanti a te, è andato a sbattere a Urugia, ci sono un sacco di detriti. Lui dice: ma che accidenti vi stavo dicendo poco fa? E ho edulcorato, insomma, il tenore della sua comunicazione. Era da bandiera rossa perché c'era troppa acqua in pista ed era un rischio assolutamente unnecessary, non necessario. È a posto, sta bene, l'ingegnere non gli risponde. A questo punto lui si ferma a fianco a Lando Norris con la sua Aston Martin, alza il pollice come per dire sei ok. A quel punto alza il pollice anche Lando Norris ed è lo stesso Sebastian Vettel a comunicare al suo box: sì, sta bene, sì, non si è fatto niente, sì, è andata bene, ma che rischio. E allora sono cominciate le qualifiche, 6 minuti e 30 al termine del Q3, tutti quanti in pista, Russell con le gomme full wet, ce l'aveva anche Esteban Ocon in precedenza, tutti gli altri con le gomme intermedie, anche se insomma le macchine sollevano dei nuvoloni d'acqua abbastanza inquietanti, che ci fa pensare che la pista sia comunque ancora molto bagnata. Tra l'altro lo stesso Lewis Hamilton in un team radio di poco fa si è lamentato, per meglio dire ha esplicitato una sorta di disagio della serie: c'è ancora molta pioggia sul tracciato. E l'ingegnere di pista gli ha detto, se non ho capito male, se non te la senti con queste gomme rientra e rimontiamo le full wet. Ascoltiamolo proprio Hamilton. So we reckon we should stick to the plan. Avanti con il piano, questa è l'indicazione di Pete Monitor, l'ingegnere di pista Lewis Hamilton, che si lancia per il suo primo tentativo cronometrato. Non ci sono ancora tempi cronometrati, ma comunque l'impressione è che la pista sia in condizioni nettamente migliori rispetto a quanto è su, a quando è andato a sbattere Lando Norris. Volendo fare una battuta, non è una spasseggiata, ecco, mettiamola così, a spa Francorchamps, ci perdoneranno i nostri amici radioascoltatori. Lewis Hamilton è nella seconda parte del tracciato, ha affrontato il primo settore, ora si approssima, o per meglio dire ha già passato i curvoni di Wuhan, altro tratto veramente molto impegnativo. Ora è alla chicane di Lafagne, il richiamo verso destra e poi di nuovo verso sinistra, l'accelerazione, ora ci sarà un'altra staccata verso destra e poi in pieno con i curvoni di Blanchimont e Stavelot fino alla chicane bus stop, per meglio dire quella che una volta si chiamava bus stop, e alla chiusura del suo giro. Sarei prima a chiudere il giro cronometrato Lewis Hamilton, alle sue spalle Valtteri Bottas, poi Max Verstappen leggermente più indietro. Verstappen ha fatto meglio di Hamilton nel primo settore, ora tra poco transiterà anche nel secondo settore, ma è già all'ultima curva Lewis Hamilton, la chicane affrontata senza particolari problemi o disagi, adesso delicato sul gas, si tiene ben lontano dal cordolo, cordoli che diventano delle trappole assolutamente micidiali in caso di bagnato. 2:01:552, Lewis Hamilton è il primo a far segnare un tempo ed è un tempo molto più alto rispetto a quello con cui ad esempio Lando Norris aveva conquistato la prima posizione del Q2 di ben 5 secondi, segno che la pista è molto più lenta, 1,5 secondi più lento addirittura Valtteri Bottas rispetto al suo compagno di squadra. Ma è stato un ottimo tempo quello di Hamilton, perché Max Verstappen chiude il suo giro e becca 1 secondo da Lewis Hamilton. Hamilton, Verstappen, Bottas, Vettel, questi i primi 4 al traguardo, poi arriva anche Sergio Perez che prende anche lui una bella paga dal suo compagno di squadra, 2:04:13, 2 secondi e 4 di ritardo da Hamilton, addirittura 1,5 secondo dal compagno di squadra
Max Verstappen. Sergio Perez si sta migliorando intanto nel suo tentativo, aspettiamo che chiuda il suo giro anche George Russell per avere una fotografia dei tempi il più possibile fedele alla realtà. E nell'ultimo tratto di pista George Russell, nono tempo per il pilota della Williams. Allora Hamilton al comando, 9 decimi di vantaggio su Verstappen, 1,5 secondi su Valtteri Bottas, poi Sebastian Vettel quarto in palla con l'Aston Martin, Gasly quinto con l'Alfa Tauri, Perez sesto, Ricciardo settimo, Ocon ottavo e Russell nono. Perez scala la classifica, seconda posizione, gran giro di Sergio Perez che si porta a mezzo secondo da Lewis Hamilton e rifila 4 decimi al compagno di squadra Max Verstappen. In questo caso possiamo dire che Perez nel primo giro ha preso le misure alla pista, quello che hanno fatto tutti quanti i piloti, e adesso ha dato il massimo nel suo ultimo tentativo, cosa che faranno anche gli altri, dunque la classifica è distonata ulteriormente a cambiare. E attenzione perché George Russell fa addirittura il parziale record nel primo settore, si migliora Lewis Hamilton ma con un tempo che non è a livello addirittura della Williams di George Russell, possibili colpi di scena per questo Gran Premio, per queste qualifiche del Gran Premio del Belgio. Fase finale del Q3, è già scaduto il tempo, dunque tutti quanti i piloti che transiteranno al traguardo d'ora in poi prenderanno bandiera a scacchi. Parziale record anche nel secondo settore per George Russell che sta andando assolutamente fortissimo. Hamilton però gli si riprende subito il record nel secondo settore, tempi che si stanno notevolmente abbassando. Il primo a chiudere il giro sarà Russell, rimpallo di linea, rimpallo di camera card da parte della regia che ci sta facendo francamente diventare anche abbastanza matti. Allora occhio sul cronometro, George Russell, chicane stop, ultima curva, ricamo verso sinistra, gas spalancato fino al traguardo, quel Russell che si porta al comando, 2.00 e 0.86, clamoroso quello che ha fatto George Russell, ma adesso devono arrivare anche gli altri, deve arrivare Hamilton e deve arrivare Verstappen. Hamilton sul traguardo secondo, 13 millesimi alle spalle di George Russell, clamoroso il tempo di George Russell. Arriva anche Perez che non si migliora e prende bandiera a scacchi, ora l'unico che può ragionevolmente provare a togliere il tempo a George Russell e Max Verstappen, anche Bottas non si migliora, è quarto, Sebastian Vettel terzo, sta maturando qualcosa di assolutamente clamoroso al Gran Premio del Belgio. Arriva sul traguardo adesso Max Verstappen che si prende la prima posizione, pole position provvisoria per Max Verstappen, il boato da parte dei tifosi di Verstappen lo avrete probabilmente sentito anche voi in sottofondo, pole position per Max Verstappen, ma il migliore di giornata è indiscutibilmente, senza nessuna ombra di dubbio, George Russell. Esteban Ocon va ad arrivare sul traguardo, Daniel Ricciardo quarto, grande tempo anche per quello che riguarda Daniel Ricciardo, aspettiamo il transito di Esteban Ocon che non si migliora, è nono. E allora pole position per Max Verstappen, a fianco a lui domani partirà addirittura George Russell con la Williams che, pensate, precede quello che potrebbe essere il suo futuro compagno di squadra Lewis Hamilton con la Mercedes. E allora pole position per Max Verstappen, George Russell in prima fila con la Williams, seconda fila Hamilton Ricciardo, dunque Mercedes McLaren, terza fila Vettel Gasly, quarta fila Perez Bottas che però partirà tredicesimo e non ottavo, quinta fila Ocon Norris, Verstappen il più veloce, Russell il più bravo.